siamo al quarto appuntamento, siamo a testimonianze, un appuntamento che segue tematicamente quelli precedenti all'interno dei laboratori dal basso, questi spazi per la formazione e la ricerca, in cui noi crediamo che ci hanno permesso poi di portare tante esperienze e innovazione in questo teatro, ma soprattutto la testimonianza di coloro che lavorano all'interno del teatro all'ancoraggio. Vedo delle facce famigerate che ci seguono ogni volta, quindi conoscono già qualche argomento di cui ci siamo occupati. Però io lascerò parlare Alessandro Renda, che è venuto a trovarci, che saprà mostrarci meglio l'argomento. Grazie dell'invito, grazie di essere qui. Mi è stato chiesto di parlare di un tema specifico che riguarda la mia compagnia, che è il Teatro delle Alpi. C'è un'esperienza che si chiama Non lo scuola. Allora, però, per non partire così da zero, vi do giusto una piccola introduzione, perché magari molti di voi non conoscono neanche la mia compagnia, il Teatro delle Alpi. Allora, vi do un po' il panorama in cui ci muoviamo. Il Teatro delle Alpi è una compagnia che è nata più di 30 anni fa, è nata nel 1983, quindi io sono una delle rigenerazioni interne nate nell'ultimo quindicennio. Ed è una compagnia che quando nasce nell'83, ci sono i quattro fondatori, Marco Martinelli, Ermanna Montanari, Luigi Dadina e Marcella Nonni, decidono di fare una cosa un po' particolare per quegli anni, cioè decidono di partire e fare teatro partendo dai propri errori, cioè senza seguire quella via spesso obbligata che era quella di lasciare la piccola provincia, Ravenna, un paesone, e andare invece nelle grandi città. A Roma e a Milano si fa il grande teatro, oppure a Bologna, però non a Ravenna. Devi andare a studiare nelle grandi accademie, una sorta di piccolo percorso obbligato. Invece questi quattro fondatori decidono in maniera molto testarda, anzi in maniera molto asinina, visto che l'asino è il nostro emblema che utilizziamo molto spesso, è l'asino cillenico del Nolano, quello che Giordano Bruno racconta come un personaggio che ha sete di conoscenza, le grandi orecchie che gli permettono di ascoltare il mondo e quindi di essere sempre perennemente curioso e in ascolto. Decidono di stare a Ravenna e di partire dai propri errori, un po' come si fa per andare in bicicletta o per fare l'amore. Si prova, si fa, pian piano, all'inizio non viene tutto subito bene, ma poi con il tempo ci si affina e soprattutto si può scegliere anche i propri maestri, ci si può scegliere i propri maestri attraverso lo studio, che comunque non può mancare. Questa è la nascita del Teatro delle Albe più di 30 anni fa. E Filippo, vero? Ti chiami? Filippo, tra un po' parleremo di non scuole e facciamo vedere anche dei video che sono molto divertenti. Finisco un attimo questa introduzione, ma tra un po' ci arriviamo a parlare di bambini, ragazzi, un po' circa della tua età. Adesso ti faccio vedere. E questa compagnia, quando è iniziato subito ponendo una grande attenzione soprattutto sulla drammaturgia e sull'attore. L'attore che è un po' quella cosa che veramente fa sì che il teatro sia un'arte molto diversa rispetto ad altre, no? Cioè la presenza di un esserino tremolante sul palcoscenico, con delle emozioni che cambiano ogni sera, e di un qualche cosa, di un'opera che si fa tutte le sere è diversa perché cambia il pubblico e perché cambia l'aria che si sviluppa tra un qualche cosa che si stava vedendo sulla scena e appunto gli spettatori. Questa è l'attenzione che pone il Teatro delle Alpi soprattutto. E fondamentalmente i nostri spettacoli riguardano sia testi della tradizione con delle riscritture interne, perché gli attori delle Albe sono dei coautori che riscrivono i testi con le improvvisazioni e lavorando con il regista, che è Marco Martinelli, che è anche un drammaturgo,
che scrive anche invece testi proprio di scrittura, sia con gli attori, sia anche come nell'ultimo caso, negli ultimi casi, anzi, in spettacoli invece proprio scritti da Marco Di Getto, soprattutto su anche temi molto contemporanei, perché recentemente abbiamo fatto uno spettacolo che si chiama Rumore di Acque, che racconta le tragedie dell'immigrazione nel canale di Sicilia. Recentemente un altro spettacolo che si chiama Pantani, che racconta da una parte la figura del ciclista Marco Pantani, una storia che non è mai stata così tanto spiegata, e dall'altra racconta i Pantani della nostra Repubblica. L'ultimo spettacolo è su Aung San Suu Kyi, la leader birmana, e quindi una storia di resistenza e di combattimento molto forte. Quindi un panorama molto vario che affrontiamo di solito. Però arrivo per parlarvi della non scuola, quindi del tema proprio di oggi, insomma, non sarebbe troppo ampio raccontare invece tutto il nostro percorso. Poi voi fatemi domande, rimaniamo in un clima abbastanza così colloquiale, con il divanetto. Vi voglio far vedere molte immagini, perché così a supporto delle mie parole, che a volte possono spiegare, a volte possono lasciare nel di che cosa ci sta parlando veramente. Arrivo però a un momento fondamentale della compagnia. Sapete che le compagnie di teatro amano essere giroghe, quindi girare, creiamo le nostre opere per poi portarle in giro. Nel 91 succede però una cosa molto importante, perché un'altra cosa importante per le compagnie è essere sì giroghe, ma anche avere una casa. Avere una casa in cui poter provare, sperimentare le proprie opere. Questa casa, che viene assegnata al Teatro delle Albe, si chiama Teatro Rasi, che l'amministrazione comunale di Ravenna decide appunto di dare al Teatro delle Albe nel 1991, buonasera, decide di dare questo teatro, che è il secondo teatro della città. A Ravenna c'è un grande teatro all'italiana, il Teatro Alighieri, un teatro da 900 posti, e poi c'è quest'altro teatro che è il Teatro Rasi, un teatro da quasi 500 posti, ma soprattutto un teatro che è stato costruito nel 1200, quando non era chiaramente un teatro, ma era una chiesa, era la chiesa di Santa Chiara, quindi una chiesa francescana del 1200 che è stata per secoli chiesa, quindi per secoli ci hanno intonato cori e canti le clarisse, poi nell'Ottocento diventa una cavallerizza, quindi i cavalli dentro questa ex chiesa, fino a quando è diventata teatro. Per noi è molto affascinante questa storia, nel senso che dai canti delle clarisse agli scagazzamenti dei cavalli è proprio quel basso, alto, alto, basso che crea invece proprio la materia giusta che è il teatro. Quando ci hanno assegnato questo teatro, una paura che abbiamo subito avuto è stata quella che c'è un rischio. Quando hai la poltroncina comoda sotto e ti siedi, il rischio è che inizi a fossilizzarti. In Italia siamo abituati a vedere tantissimi teatri molto belli, ma che spesso sono dei musei, non sono dei luoghi vivi, non sono dei luoghi che raccontano quanto il teatro sia una cosa invece. Adesso non dico che dobbiamo ritornare all'Atene in cui tiravano i sassi quando un attore era un cane, però è una cosa viva il teatro. Invece molto spesso ci siamo abituati a una cosa un po' mortifera, dove ci si sveglia alla fine di uno spettacolo, nel momento degli applausi, e si vive il teatro come una questione solo sociale, di farsi vedere quasi a tratti. Noi volevamo invece rendere il nostro teatro un teatro vivo, un teatro che fosse aperto alla città, che fosse proprio un luogo di incontro in cui le porte fossero sempre chiuse. Per questo una cosa che abbiamo subito ricercato è stato un rapporto con gli adolescenti, è stato proprio cercare di trovare il modo di portare gli adolescenti a teatro. Vi metto già subito delle immagini, così iniziamo già a vedere delle piccole cose. Quindi nel 91 le Albe iniziano a fare, vengono chiamate da una brava professoressa in un istituto tecnico di Ravenna, vengono chiamate e chiedono: ma potete venire a fare un laboratorio con i nostri adolescenti?
Per la storia che vi ho raccontato prima, alle Albe è sembrata una richiesta un po' strana all'inizio, ma come, noi che partiamo come autodidatti, adesso andiamo a insegnare il teatro a qualcuno? Proviamo a vedere che succede. E le Albe hanno provato a fare quello che sapevano fare loro, cioè giocare con la materia teatrale e giocare con gli adolescenti attraverso le loro invenzioni e vedendo quanto nell'adolescente, parlo degli adolescenti perché è proprio un territorio che a noi piace in particolare, cioè quel territorio tra i 14 e i 18, 19 anni, quando sei tutto e niente, sei ancora in quella fase in cui puoi diventare tantissime cose, sei pieno di sogni, ma dall'altro sei anche angosciato, e in quella fase lì l'adolescente è anche molto spesso in grado di tirare fuori un'energia esplosiva che altrimenti, se sei un attore, lo devi fare con anni di tecnica e di... All'adolescente invece basta chiedere di essere insomma se stesso, e già c'è Dioniso in corpo. Dioniso, il dio del teatro, cioè un dio che è un dio molto vivo, non è un dio amodino per bene, è un dio sfrenato, è un dio di grandissima energia, e l'adolescente ce l'ha già in corpo. Quello che state vedendo, per esempio, è un nostro Pinocchio che abbiamo fatto 2 anni fa. È stato proprio il nostro modo di festeggiare i 20 anni di No Scuola, perché questa esperienza ha ormai superato i 20 anni. E qui abbiamo messo insieme gli adolescenti della città, perché vi raccontavo, nel 91 ci chiama un istituto scolastico, e quindi facciamo un laboratorio con questi adolescenti e iniziamo a mettere un po' quelli che sono i paletti della No Scuola, cioè chiediamo che non sia un laboratorio durante l'orario scolastico, ma che sia in un orario extrascolastico, che quindi i ragazzi devono scegliere di fare questo laboratorio. Non ci deve essere nessun tipo di obbligo, e quindi non sono i ragazzi di una classe, ma sono i ragazzi di più classi dello stesso istituto. Il primo anno una scuola, il secondo anno erano già 2 scuole, erano già 3 scuole, e in giro di 3-4 anni la Non Scuola è arrivata per epidemia in tutti gli istituti scolastici della città, e quindi attualmente ci sono più di 400 adolescenti che ogni anno partecipano ai nostri laboratori. Vi sto dicendo tante volte Non Scuola, Non Scuola, come se fosse un brand. No, non è un brand, non è una cosa che ci siamo inventati e poi abbiamo iniziato a fare i laboratori, solo che dopo qualche anno che facevamo questi laboratori cresceva l'interesse anche per studiosi, per docenti universitari dell'Università di Bologna, venivano a verificare e venivano a vedere questo festival di spettacoli in cui gli spettatori non sono solo gli amici e gli insegnanti e i genitori, ma sono anche il pubblico che viene a vedere teatro con tutta la dignità che può avere uno spettacolo creato dopo tanti mesi di passione e prove fatte con i ragazzi, perché la Non Scuola non è nulla di differente da quella che è la poetica nostra del Teatro delle Albe. Lo stesso modo, procedimento, approccio che abbiamo col teatro noi per creare le nostre opere è lo stesso che usiamo con i ragazzi. Cambia chiaramente la disponibilità di tempo, orari e magari anche di esperienza, ma è lo stesso tipo di disciplina che chiediamo sul palcoscenico. Questa era chiaramente una festa un po' oceanica, come vedete. Qui erano 240 adolescenti in scena per 300 spettatori ogni sera, quindi quasi un rapporto 1-1, un assedio più che uno spettacolo. E in realtà ogni anno noi facciamo gli spettacoli delle varie scuole, sono tutti separati, e quindi facciamo una sorta di festival durante la primavera, dove ogni sera c'è uno spettacolo diverso, e quindi una sera hai il liceo classico che si sperimenta con Aristofane, e il giorno dopo hai il liceo scientifico che mette in scena Molière, per parlare anche magari invece di cose più contemporanee come Alfred Jarry e via dicendo. Quindi anche per il pubblico ogni sera è uno spostamento diverso di drammaturgie e di temperature, perché poi cambiano anche le temperature in base agli adolescenti, in base proprio alle antropologie che molto spesso le scuole costruiscono degli adolescenti. Adesso faccio un piccolo passaggio, anche perché vorrei arrivare presto a farvi vedere un po' un
un piccolo documentario, quindi un film proprio, che ce lo guardiamo, spegniamo le luci, che secondo me ci aiuta maggiormente, in modo che magari dopo che abbiamo fatto una pausa, capito, c'è una pausa in mezzo, così dopo ci vengono magari delle sollecitazioni, delle idee, e fate anche voi delle domande più mirate, anche perché io, visto che c'è un panorama molto vario, da Filippo a delle realtà qui in ambito teatrale, artistico, alcuni sono insegnanti, ho capito bene, quindi insomma anche la platea è varia, quindi magari fate voi insomma domande e sollecitazioni. Faccio un piccolo spostamento, perché vi ho detto appunto una cosa che è essenziale. Noi quando andiamo nelle scuole, andiamo davanti agli adolescenti, la prima cosa che diciamo appunto è: non vi insegniamo a fare teatro, cioè non vi insegniamo a recitare. Per questo, dopo qualche anno, vi dicevo, qualche studioso ha detto, ma una studiosa che si chiama Cristina Ventrucci ha detto, ma voi non siete una scuola di teatro, voi siete proprio una non scuola. Siete una non scuola di teatro, perché fate proprio il contrario di quello che si fa nelle scuole di teatro, dove si parte magari dall'insegnamento, della tecnica, molto spesso fanno delle cose, escono degli attori bravissimi, molto spesso il rischio è che invece escono tanti piccoli soldatini, e noi non ci possiamo permettere questo rischio, perché noi non siamo una scuola di teatro, perché ci relazioniamo con gli adolescenti, con chi non ha scelto di fare teatro. Qualcuno si può ammalare di teatro. Io sono uno che si è ammalato di teatro, perché io ho iniziato facendo l'anno scuola, quindi qualcuno si può ammalare, è un po' come essere vampirizzati, una volta che sei morso forse qualche cosa nel sangue ti inizia ad andare in maniera diversa, ma chiaramente in 20 anni l'anno scuola non è che ha creato degli attori, ha creato però tantissimo pubblico, perché il nostro teatro molto spesso è pieno di quegli adolescenti che hanno fatto i nostri laboratori, quindi anche un pubblico molto consapevole che sa che cosa vuol dire stare sul palco, cosa vuol dire creare, qual è il tipo di fatica che si fa. E arriviamo a far vedere un po' di video per Filippo. Allora, perché vi faccio vedere una cosa che racconta un po' l'inizio, per esempio, di un momento in cui la non scuola, quindi il lavoro con gli adolescenti, si è completamente fuso con quelli che sono i nostri spettacoli di compagnia. Perché nel 1998 Marco Martinelli, che è appunto il regista e drammaturgo della compagnia, con Ermanno Montanari ideano uno spettacolo a partire da un testo molto famoso per chi fa teatro, molto importante, che è L'Ubure di Alfred Jarry. Non so se qualcuno pratico L'Ubure di Alfred Jarry è un testo emblematico per tutto il teatro novecentesco, perché è un testo considerato irrappresentabile. Ed è un testo considerato irrappresentabile perché alcune note sono tipo, e a un certo punto un palotino, che sono dei personaggi all'interno, implode su se stesso. Capite anche voi che insomma c'è un grado di irrappresentabilità molto alta. Ma la cosa importante è che questo testo è proprio un testo che racconta molto bene anche quella che è proprio la nostra pratica, il nostro sentire di come gli adolescenti possono creare teatro a partire dal loro immaginario. Perché Jarry scrive questo testo non quando è già un giovane intellettuale parigino ai primi del Novecento, ma lo scrive quando è un quindicenne. E lo scrive a scuola, tra i banchi di scuola con i suoi compagni, prendendo in giro il professore di turno. Ognuno di noi ha avuto un professore che si presta a battute e storielle. Jarry prende di mira questo professore di fisica, il professore Hébert, e su di lui inizia con i suoi compagni a scrivere una serie di storielle, a disegnarne anche le fattezze, esagerando nel pancione, esagerando proprio la postura di questo esserino, che a un certo punto Ubu diventa appunto padre Ubu, e quando lui è appunto un ventenne, un intellettuale parigino, lo risistema, riscrive un po' la drammaturgia, la mette a posto sulla falsa riga del Macbeth, quindi sulla falsa riga di una grande storia di potere e violenza, lo riscrive in una chiave estremamente grottesca e diventa appunto L'Ubure, una storia sull'imbecillità universale del potere, fondamentalmente.
Quando le albe decidono di mettere in scena questo spettacolo, decidono di andare proprio all'origine allora del testo, all'origine di questa creazione. E quindi decidono di mettere in scena 12 adolescenti dell'anno scuola, tra quelli allora c'ero anche io. E quindi 12 adolescenti che diventano un po' i burattinai delle tre maschere del potere, che invece erano tre attori professionisti delle albe: Ermanno Montanari, Mangiai Mangiai, Maurizio Lupielli. Cioè mettono in scena gli adolescenti e le loro fantasie, a volte anche perverse, a volte molto brillanti, a volte molto comiche, però attraverso l'immaginario degli adolescenti si creano le tre maschere del potere. Vi faccio vedere giusto un po' l'inizio di questo piccolo film che racconta proprio l'inizio della storia di Ubu e l'inizio di queste maschere. Qui dobbiamo spegnere ogni volta e poi accendere, o c'è un tasto? No, non c'è un tasto. Sì. No, se no, no, ma perché tanto faccio vedere veramente 5-6 minuti molto, di questo. Un po' così. Ma forse ci basta, sì. Ma va bene, va bene. Rimaniamo così. E vi faccio vedere giusto un po' l'inizio di questo film, che è un film che in realtà ho fatto io con l'ultima squadra dei Palottini, perché negli anni ci sono state varie trasformazioni. E che troia? C'è da spazzare, da dare la polvere dappertutto. Polvere, polvere, ossa, polvere, scheletri. Non fai in tempo a voltarti, che è già di nuovo tutto pieno di buffo. Vecchio troiaio. C'è da spazzare, da dare la polvere dappertutto. Polvere, polvere, ossa, polvere, scheletrino. Non fai in tempo a voltarti, che è di nuovo già tutto pieno di buffo. I tuoi ballettini da quando faranno un grande effetto, proprio il possibile sporticato, lo schema del sangue, del muso arterioso, la pile finanziaria esalerà da loro, da orifizi, e striscerà i baricocei d'oro o di rame. La pile finanziaria esalerà da loro, da orifizi, che striscerà il baricocene d'oro. Scemo,
È l'anello terminale dello stomaco, con funzione di sfintere tra lo stomaco e il duodeno, circondato da un anello muscolare caratterizzato da una disposizione alla valvola che ne ricopre la mucosa interna. Ah! Sgombera la botola del pilone ed accompagniamoli negli abissi inferiori. Si comincia! Signorine, benvenuti. Spero che abbiate pagato tutto il biglietto, perché se non l'avete fatto, io mi intristisco. Divento acido. Reagisco di stomaco. E mi scatta la reazione chimica organica. Mi incazzo di brutto. Faccio un macello, un'idrosborazione assieme complicata dalla sintesi di Grignard. Mi viene un nervoso al piloro e una criptodigestione gastrica che non rispondo più delle mie azioni. Ma ti sembra questo il modo di trattarli, i nostri visitatori? Non vedi che questa sera sono tutti turisti giapponesi? Dear Japan, onorevoli turisti, we are very happy you are here this evening in our historic museum. The ticket is only 20 euros per person. Scemo, ti sembrano giapponesi questi? Guarda le facce, tutti Japan. E poi fuori c'è il pullman, l'ho visto io. Oh dai, vai a controllare i biglietti, sbrigati. Io? Tu. Ma io mi vergogno. Come ti vergogni? Mi vergogno. Signora, gli ha pagati i suoi 20 euro? Brava. E lei, professore? Professore, mi raccomando, lei è qui per imparare. E te, Pasquale, là in fondo, non fare il furbo che t'ho visto. Mi raccomando, chi non ce l'ha, non potrà scendere attraverso la botola del piloro e osservare le meraviglie del nostro... Museo Historie Ub Universalis! Museo Historie Ub Universalis! Draghi anguillosi! Uccelli con le piume e senza piume. Orifizi ripilanti che vi modificheranno la posizione del bulbo pelifero e quindi del pelo. Pezzi da collezione, pezzi da museo e pezzi di merda. Mostri preistorici e fossili omeopatici. Imbecilli con la patente e imbecilli senza. Gli amici del club filatelico che ridenti sventolano le bandierine tricolori e altre raccapriccevoli scoperte. Insomma, signori, quella che vi passerà davanti agli occhi è un'antichissima... Historia Polonia! Historia Polonia! Professore, una storia della Polonia e dei polacchi. Let's start the real Polish history of father and mother Ubu. L'obiettivo è creare un'opera insieme. Tutto il procedimento che faremo dal primo giorno in cui ci presentiamo fino all'ultimo giorno quando si va in scena è un annusarci reciproco. Noi non siamo registi quando lavoriamo con loro. Non ci chiamiamo registi, né io né Marco Martinelli, che ha 35 anni, 40 anni di esperienza teatrale in giro per il mondo, non è più un regista. Quando vado di fronte all'adolescente è un pinco pallino qualunque, è uno che però presta ascolto agli adolescenti e gli adolescenti capiscono in fretta che è un gioco molto serio il teatro, dove c'è un bilanciamento particolare tra energia e disciplina e che insieme ci divertiamo. Cioè, far capire agli adolescenti che il teatro non è una cosa noiosa. Purtroppo alcuni di noi il rischio è che si avvicinano al teatro pensando che sia un'esperienza noiosa, pensando che il teatro non sia un'esperienza viva quanto andare in curva allo stadio o a un concerto rock. Invece
il teatro deve essere una cosa così, deve essere una cosa che veramente ci deve parlare dell'oggi, ci deve parlare a noi tutti. Questo è stato proprio, con questo spettacolo è stata proprio, come dire, l'esperienza in cui è l'esperienza in cui veramente si è fusa totalmente l'esperienza di creazione dei nostri spettacoli e quelli dei laboratori della non scuola. Cioè proprio si è fusa completamente. Quella cosa che vi dicevo prima che non è mai distaccata. Cioè noi non pensiamo ai laboratori di teatro nelle scuole come una cosa secondaria o come se fosse una sorta di lavoro che dobbiamo fare. No, è una cosa che anzi ci alimenta. Ma ci alimenta non da un punto di vista economico, ci alimenta proprio da un punto di vista creativo, cioè nel confronto con l'adolescente. Molto spesso, cioè, da attore quasi bisogna prendere il block notice e la penna e prendere appunti. E siamo, infatti, non ci chiamiamo registi, ma ci chiamiamo guide, perché in realtà siamo lì per guidare le improvvisazioni degli adolescenti e per iniziare a creare con loro i testi. E vorrei fare, così arriviamo subito al documentario che vi voglio far vedere, dove lì vengono fuori un po' tutte queste cose che io sto dicendo, vengono fuori magari in maniera più lineare. Così quando riprendiamo dopo, riprendiamo magari anche da vostre domande specifiche, poi ho altre cose di cui parlarvi o farvi vedere. Perché cosa succede? Devo arrivare a questo punto. Cioè, vi ho detto la nascita della non scuola a Ravenna proprio per creare nel nostro teatro un qualcosa di vivo, per spalancare la porta del teatro alla città, per farne un teatro corsaro, non un teatro stabile e impaludato, no? E quindi l'anno scuola è stato questo, proprio un far arrivare gli adolescenti a teatro. Però qualcuno ha iniziato a dire, beh, è facile farlo a Ravenna. Questo qualcuno, tra l'altro, è un nostro amico che è Goffredo Fofi, un meraviglioso intellettuale che mette molto spesso insieme artisti di tutta Italia, da Lampedusa a Bolzano, fumettisti, gente di teatro, di cinema. E lui una volta, trovandosi nel nostro teatro a vedere appunto uno spettacolo dell'anno scuola, ha detto bellissimo, meraviglioso, però facile farlo a Ravenna, facile farlo nella comoda piccola provincia, tutto sommato che sta bene, perché non lo andate a fare per esempio a Scampia? Allora, su questo si potrebbero aprire tantissime parentesi, perché uno può dire sì, la tranquilla e placida Ravenna, però l'adolescenza è adolescenza ovunque, cioè l'adolescente irrequieto, inquieto è ovunque, indipendentemente dall'immaginario che ha fuori dalle finestre di casa, anche se l'immaginario è molto forte, sappiamo quanto può essere anche pericoloso. Comunque noi abbiamo accettato la sfida ed è stata la prima volta che abbiamo portato fuori la non scuola, parlo ormai di quasi 10 anni fa, è stata la prima volta che abbiamo portato l'esperienza della non scuola fuori, anche se come vedete da questa schermata poi, questa schermata racconta un po' gli spettacoli che abbiamo fatto attorno alla figura di Ubu, quindi attorno alla figura di Jerry, cioè delle figure create da Jerry, e quindi vi racconta di questo che vi ho fatto vedere, questo inizio, una sorta di radiografia videoteatrale che io ho creato dopo 10 anni che questo spettacolo girava, perché I Polacchi, dall'Uvore di Jarry, è uno spettacolo che ha girato per più di 10 anni in tutta Italia e in tutta Europa, finendo anche in Iran, per dirvi quanto è andato in giro questo lavoro. E queste sono le altre, come dire, gli altri stravolgimenti che ha avuto questo spettacolo, perché ha avuto uno stravolgimento a Chicago, quando l'abbiamo messo in scena con degli adolescenti di Chicago, di un quartiere africano di Chicago, e lì è stato completamente reinventato, chiaramente, perché la drammaturgia è stata divorata dagli adolescenti americani, che quindi hanno cambiato completamente anche il tenore dello spettacolo. Quella è l'esperienza che abbiamo fatto in Senegal, perché potrei aprire un altro versante, ma non lo faccio, ma le Albe hanno molto spesso avuto grandi rapporti con l'Africa, con attori e griot senegalesi, tra cui appunto Mandjai Njai, che ha impersonato sempre la figura di Padre Ubu, e siamo andati a farlo nel suo villaggio in mezzo alla savana senegalese. Quello che vi voglio far vedere io però adesso, vi faccio vedere proprio questo documentario, è il racconto di quando siamo andati a Scampia. Di quando siamo andati a Scampia, e quindi per la prima volta abbiamo messo, come dire, abbiamo provato anche noi questo che è un,
È un'esperienza che delle volte io faccio fatica, ormai sono abituato anche a parlarne, ma non sempre ho veramente i termini giusti, perché è strano parlare di una cosa, di un'esperienza in cui si gioca molto con l'improvvisazione, con il gioco, perché il teatro poi dovrebbe essere gioco. Noi abbiamo la parola bruttissima in italiano che è recitare, che è un po' opprimente in realtà, recitare, quando invece nelle altre lingue è molto più, cioè to play, giocare, suonare, recitare, è la stessa cosa. Questa cosa un po' a spiegarla spesso è difficile, per questo vi faccio vedere molti video, perché si tratta in realtà di una sensibilità che non è subito trasmettibile, cioè ti richiede quello di avere le orecchie grandi dell'asino di cui parlavo all'inizio, cioè di metterti tu a disposizione dell'adolescente e di creare con lui. A Scampia ci siamo trovati, è vero, di fronte a una situazione molto particolare. Scampia, avete presente tutti dove si trova, è un quartiere di Napoli. Chiamarlo quartiere a me fa sempre impressione, perché è un quartiere di 50.000 abitanti, credo che sia grande quanto Gioia del Colle, no? Più grande di Gioia del Colle. Vabbè, Gioia del Colle è 30.000, vero? 40.000. Vabbè, insomma. No? Quindi è più grande di Gioia del Colle. E immaginatevi un quartiere che è salito alla ribalta delle cronache nazionali qualche anno fa per una terribile faida di Camorra. E un quartiere in cui non ci sono praticamente bar, ce ne sono due, tre, non ci sono negozi, non ci sono cinema, non ci sono teatri, e molto spesso l'immaginario fuori dalle scuole e dalle case è quello di siringhe, droga e altro. Quindi una città abbastanza grigia, ma una città in realtà vissuta da 50.000 abitanti, 50.000 abitanti, di lavoratori, adolescenti, giovani di ogni tipo. Quando siamo andati a Napoli, a Scampia, e la faccio breve perché tante cose sono comunque raccontate all'interno del documentario che vi faccio vedere, lì possiamo spegnere anche le luci, facciamo proprio un po' di cinema. E quando siamo andati a Napoli abbiamo deciso di fare, però una cosa che non volevamo fare era, ci stanno chiamando per lavorare a Scampia, sembra quel progetto, metto le virgolette perché non vorrei essere malinterpretato, quei progetti sociali in cui arriviamo per salvare il mondo. Noi non abbiamo mai questo tipo di, come dire, di rapporto con la materia teatrale, perché quello che ci spinge a noi prima di tutto è una questione teatrale ed è la cosa che mettiamo subito sul piatto. Noi non siamo dei, non abbiamo delle competenze di altro tipo, sappiamo maneggiare la materia teatrale, che poi attraverso la materia teatrale, che è, come dire, il teatro è proprio parte da una creazione di comunità e di rapporto, ci siano tutti gli altri aspetti, benvengano, e fanno parte comunque dello stare insieme anche al di là del teatro. Quando siamo arrivati lì, quindi avevamo paura un po' di questo rapporto che poteva venire fuori, e abbiamo cercato di creare un progetto che non fossero i fuochi d'artificio che facciamo un anno. Facciamo un anno di fuochi d'artificio, spettacoli, eccetera, e poi ce ne andiamo via. Volevamo seminare qualcosa, volevamo lasciare qualche cosa in città, qualche cosa che potesse andare avanti anche con le proprie gambe. Quindi abbiamo chiesto di lavorare intanto non solo a Scampia, ma di lavorare anche con Napoli, col centro storico. E infatti abbiamo lavorato con dei gruppi molto variegati. Da una parte c'era il liceo classico Genovesi del centro storico di Napoli, Piazza del Gesù, proprio il liceo bene della città. Dall'altra c'era il liceo El Samorante di Scampia. Poi c'era un gruppo di bambini delle medie, della Carlo Levi di Scampia, quindi bambini irrequietissimi e soprattutto alcuni, vabbè, li vedrete perché non vi dico niente, molti di delle facce che vedrete qualcuno di voi le riconoscerà, perché molti hanno fatto anche film come Gomorra, sono insomma in quegli anni lì Garrone vedeva anche i nostri laboratori, quindi molti li riconoscerete. E poi anche dei ragazzini, per esempio Rom, ragazzini che non andavano a scuola di un centro sociale lì di Scampia. E abbiamo chiesto un triennio per lavorare, appunto un triennio per porre le basi di una non scuola a Napoli. Che proprio perché vi spiegavo prima che non scuola non è un brand che ci siamo inventati noi, ma ci hanno iniziato a chiamare non scuola, ma a Napoli per esempio la non scuola ha preso un altro nome. A Napoli si è chiamato Arrevuoto, sapete? Arrevuoto, Arrevuotam,
ribaltare, scaravoltare, proprio è un termine napoletano che ci è piaciuto di più, perché era più giusto e perché l'anno scuola appunto è una cosa anche che cambia, che muta a seconda delle persone che si ha davanti. Io ieri facevo un laboratorio a Ravenna con il liceo scientifico della nostra città, Ravenna, e stiamo lavorando per fare un testo che ancora non sappiamo neanche che cos'è, e venerdì sarò invece a Milano per lavorare invece in un liceo classico e anche in un altro dopo scuola molto più variegato. Chiaramente l'approccio è sempre diverso, ma perché cambiano anche le persone, cambiano i ragazzi. Arrivo a farla breve, però quello che vediamo adesso è il documentario che racconti il secondo anno di questo triennio. Il primo anno lavorammo sulla pace di Aristofane, tra l'altro scegliemmo quel testo perché venivano proprio a Scampia da anni di guerra e lavorammo sulla pace di Aristofane. Sapete, nel testo di Aristofane c'è la pace che è imprigionata in una grotta e deve essere liberata, insomma. E per dire quanto il teatro e la vita molto spesso si fondono insieme, si alimentano, la ragazza che faceva la pace nel nostro Aristofane era una ragazza rom che non è potuta arrivare alla prima perché era agli arresti domiciliari. Quindi a volte la vita rincorre anche le drammaturgie antiche. Il secondo anno abbiamo lavorato proprio sull'Ubu, quindi vi ho già raccontato l'Ubu, vi ho già fatto vedere l'inizio di quello che era lo spettacolo Ravennate, e questo invece è l'allestimento che abbiamo fatto con i ragazzi di Napoli. Ce lo vediamo tutto, perché proprio qui vengono anche raccontate un po' di cose che io vi ho già detto, però vedete le immagini che forse sono più forti. E come vedrete, però vi anticipo questa cosa, questo è il secondo anno. Il primo anno si parlò molto del progetto e quindi abbiamo iniziato a ricevere molte attenzioni mediatiche. Io su questo documentario ci ho voluto un po' giocare, cioè con anche qualche intervento di televisione, cosa che vedrete, perché mi faceva piacere giocarci così, perché nonostante appunto questo rapporto con i media che c'è stato, molto grosso, molto importante, dall'altra poi il lavoro con gli adolescenti si faceva nella classettina, con il piccolo rom, con il piccolo bambino che dava i calci sul palcoscenico, e queste cose le vedrete. Perché sono così? Io con gli anni sono 2007, questo video qui del 2007, sì, perché è stato fatto nel 2008-2007. Questa esperienza che vedete adesso, l'anno scuola a Revuoto a Napoli parte nel 2006. Spegniamo le luci.